che prodotto dal Nexo Digital e Laboratorio Rosso, che vedrà la luce nelle sale per 3 giorni, come vedete, il 9, 10, 11 maggio in ben 300 sale. È il primo esempio che Nexo Digital fa uscire nel 2022 all'interno, diciamo, del panorama cosiddetto grande arte. Prima di introdurvi il documentario, mi preme introdurvi i nostri ospiti, la regista Ernesto Pagano. Il produttore, direttore della fotografia, attore anche, diciamo, del documentario, lo vedrete, molto, molto bello, anche lo splendore di grande schermo è come una loquela veramente che arriva, Sandro Vanni di Laboratorio Rosso. E poi una voce che viene dal profondo, quel profondo, che sta molto bene, ovviamente, con la storia di Pacamonna e quel profondo anche che ieri lo ha portato alla conquista di un premio molto importante, d'oro, come appunto d'oro è Tutankhamon, ma non la niente, voce la raccolta. Complimenti veramente, Manuel, per questo premio così importante per la canzone composta per Diabolik, veramente bello averlo qui. Mi preme anche dire, credo che anche a Manuel farà piacere, che questo documentario, che ha già una prevista distribuzione in 60 paesi, e nella versione internazionale avrà al posto, diciamo, della voce narrante di Manuel Agnelli, niente meno che quella di Iggy Pop, insomma, un giorno faremo incontrare Iggy Pop e Manuel Agnelli e facciamo un documentario su quella cosa, che sarà ancora più bello. Scusami Manuel, ho fatto vedere, ecco, lasciate questo ruolo. In Egitto. In David. Una barca in Egitto. Una parte in Egitto, ovviamente. Allora, adesso a parte gli scherzi, come ci stanno bene, prima di passare un po' a introdurvi il documentario e a parlarne con i nostri ospiti, mi preme anche, io sono un grande appassionato di musica, ovviamente, abbiamo un grande rappresentante della musica che è Manuel Agnelli, rende onore anche alle musiche composte per questo documentario da Marco Mirk, che sentirete sono veramente una piccola opera d'arte, un cesello, un tipo di disegno musicale non consueto, per un documentario che non è consueto. Non vi aspettate di vedere il solito documentario di archeologia, il solito documentario di egittologia su Tutankhamon. È innanzitutto un trittico, un polittico, in che senso? Si muove su tre assi. Un asse, per così dire, di ricostruzione della scoperta avvenuta esattamente 100 anni fa, il 26 novembre del 1922, ad opera di questo archeologo, il cui nome è facilmente ricordabile perché è lo stesso di un presidente americano, cioè Carter, Howard Carter, che tra l'altro non doveva neanche fare l'archeologo perché era stato cacciato 3 anni prima, e viene ripescato da questo magnate che insomma, alla fine arriva a questa scoperta veramente eccezionale. Quindi una parte dedicata a questa vicenda che ci lega anche in termini di centenario, una parte è legata proprio alla figura e alla storia di questo faraone, che è stato chiamato faraone bambino, in realtà non era esattamente bambino, cioè, fu intronato quando aveva 9-10 anni, insomma, il suo regno durò poco, durò 10 anni, un piccolo faraone, non era un faraone gigantesco, era un piccolo faraone non solo per età, ma anche per il corpo, era un corpo malato, lo sentirete, era un corpo claudicante, tra i suoi reperti furono trovati ben 130 bastoni per appoggiarsi. È una figura in questo senso molto interessante e molto diversa da quella aura magniloquente che si potrebbe dare alla figura di Tutankhamon, no? Tutankhamon piccolino. In realtà, ma diventa, e questo è uno degli aspetti molto belli di questo documentario, diventa la prima grande star di immagine,
di divulgazione, anche di lotta tra giornali, il Times che si analitica con Daily Mail, lo vedete, quella parte è molto appassionante, una parte molto bella del documentario ci porta in un mondo che sembra essere quello di Zelig, ci sono delle musiche di Charleston veramente divertenti, quindi anche questo aspetto ricostruttivo è abbastanza inconsueto. E poi c'è la parte che spiega anche il sottotitolo, l'ultima mostra, è tutta, tutta la parte del documentario in cui vediamo come i reperti vengano organizzati per l'ultimo viaggio dell'ultima mostra, una mostra che diciamo dalla sede principale del Museo Egizio del Cairo porterà i reperti in giro per il mondo, e anche quella non vi sembri essere una parte noiosa, ma una parte veramente molto interessante anche a livello sonoro, per capire come si spostano il peso anche di questi, il peso simbolico ma anche il peso materiale, l'incontro anche tra maestranze diverse, gli egiziani, i tedeschi, è molto interessante anche quella parte. E quindi permettetemi di chiedermi ancora una volta un applauso per quest'opera che è tutt'altro che consueta. Vorrei cominciare da, se permettete, da Sandro, in quanto anche con Laboratorio Rosso diciamo è una delle due anime importanti, e vorrei iniziare per dare anche un po' il carattere cinematografico di questo vostro prodotto da una frase che tu a un certo punto pronunci in questo documentario, e cioè che questo era un po' il primo dei supereroi, Tutankhamon. In che senso, una volta considerato appunto che in realtà era fragilino? Una cosa è il Tutankhamon persona che era fragilino, una cosa è il Tutankhamon simbolo che è completamente differente. Cos'è il faraone? Il faraone rappresenta Horus in terra, lui è potentissimo come per quello che rappresenta. E che cos'è che il faraone deve fare? Tutte le notti il faraone naviga su questa barca nel mondo di sotto, nella Duat, e deve sconfiggere le forze del male per poter riportare l'ordine nelle cose e poter fare in modo che il sole risorga il mattino dopo come sempre. Questa lotta notturna che il faraone fa mentre gli altri dormono lo rende un personaggio strabiliante. Lui è un vero e proprio supereroe che difende l'umanità, quindi l'antico Egitto, da quello che potrebbe succedere durante la notte. Io ci ho sempre visto un parallelo con il nostro concetto di supereroi, cioè in fondo i supereroi servono proprio a questo, a dare uno sfogo a quelli che sono i nostri desideri, mettere ordine nella realtà che non ci soddisfa per quello che è. Lui è esattamente la stessa cosa. Diciamo che l'uomo ha bisogno di questi supereroi, come Tutankhamon ce ne sono tanti, vi facevo prima l'esempio di Aya Paek nella cultura inca, tanto per dirne uno. Sono questi personaggi, tutte le culture hanno dei personaggi come il faraone nell'antico Egitto. Il faraone che è una figura che è sempre quella, cambia la persona ma rappresenta sempre lo stesso ruolo. Quindi è il faraone che è una specie di supereroe. In questo caso Tutankhamon è una specie di supereroe. L'elemento della luce è molto importante in questa storia, non solo nel documentario che vedremo, ma proprio nella storia, cioè Howard Carter, che ripeto, non doveva più essere archeologo, quegli scavi che portarono alla scoperta stavano per essere chiusi, aprì questo buco, questo faro di luce che arrivò e fece scoprire questa pioggia d'oro. E l'elemento della luce è anche importante nella vicenda appunto di Sandro Vanini, lo vedrete, perché la tua attività di fotografo è centrale per la creazione di questo documentario, Sandro. Sì, io praticamente ho fatto il fotografo per tutta la mia vita, poi nel 97 ho scoperto l'antico Egitto per una serie di vicende professionali fondamentalmente, e da lì abbiamo cominciato a lavorare con i miei collaboratori solamente su questo argomento. Io sono 25 anni che mi occupo praticamente solo di Antico Egitto. Questo ha fatto sì che io abbia partecipato a tutte le mostre del tesoro di Tutankhamon in tutto il mondo, di cui poi negli ultimi anni la mia attività si è estesa, abbiamo cominciato a girare documentari, a produrre video, a produrre animazioni, insomma la società si è ingrandita
Per esempio, c'è stata questa grande mostra di cui vedrete adesso le immagini, che è stata, immaginate le mostre di Tutankhamon, tanto per dirla una grossa, sono le mostre più viste di sempre in tutti i paesi del mondo. Ogni paese ha come record una mostra di Tutankhamon. È la mostra più vista in America, la mostra più vista in Inghilterra, dipende dagli anni. Per esempio, quella di Londra nel 76, 1.600.000 visitatori, la mostra più vista di sempre in Inghilterra. Quella di Parigi, che ha chiuso nel settembre e nell'ottobre del 2019 per poi spostarsi a Londra, è stata la mostra più vista di Francia di sempre, 1.500.000 di visitatori. Tanto per darvi una misura, Leonardo al Louvre ha fatto 600.000 visitatori, questa ne ha fatto 1.500.000, cioè sono numeri completamente differenti. E io ho seguito le mostre di Tutankhamon dal 2005 in poi, producendo i cataloghi, quindi con questi oggetti ho passato anni, anni, anni. In assoluto, io sono la persona che ha fotografato più di chiunque altro il tesoro di Tutankhamon, anche più di Barton, che in realtà è stato a contatto con il tesoro per un tempo limitatissimo. Ripetila questa cosa. È un discorso personale. Io sono in assoluto la persona che ha fotografato di più il tesoro di Tutankhamon. Punto. Perché sono 25 anni che io tutti gli anni ho una campagna fotografica che riguarda Tutankhamon. E tutte le volte sono un mese, due mesi, tre mesi, poi queste riprese. Cioè, voglio dire, è una figura con la quale io convivo da lunghissimo tempo. Ed è ancora vivo, sì, è ancora vivo. No, mi scusi, non c'è tempo adesso, magari dopo. Assolutamente. È ancora vivo, anche per questo, per dire, qua lo vedremo, tutta la cosa della edizione, ho visto gente che è entrata con i cornetti, non vi preoccupate. Però vi voglio raccontare un aneddoto. Io fino a un certo punto non ho voluto mai toccare questi oggetti, perché io la prima volta che ho fotografato gli oggetti è stata nel 1997, primo viaggio in Egitto per un libro sul patrimonio dell'UNESCO, vado chiaramente a fotografare il tesoro della campo. E io ho sempre avuto una certa ritrosia nel toccare questi oggetti dell'antico Egitto, li facevo toccare a qualcun altro. Siamo andati avanti un po' di tempo e una volta andiamo a fotografare il sarcofago, quello terzo d'oro, mettiamo una macchina fotografica a panto ottico, ancora lavoravo con le lastre, prima del digitale, insomma sistemiamo questo cavalletto sopra perché gli egiziani non ci facevano spostare ovviamente il sarcofago, a un certo punto questo cavalletto cede da una parte e piomba sul sarcofago. Il mio assistente, ex giocatore di rugby, mette una mano sotto e tiene tutta la macchina per l'obiettivo a distanza di 3 cm dal naso del sarcofago. Quella volta abbiamo capito qual era il rischio che correvamo tutte le volte che giocavamo con questo tesoro. E da allora io ho cominciato, prima ho fatto un corso per capire come fare per toccare questi oggetti e poi ho deciso, beh, tocco. La prima volta che li ho toccati mi sono detto, vediamo che succede, e poi non è successo niente, ormai sono 25 anni. Se mi doveva succedere qualcosa era già successo. Grande santo, grazie di questo aneddoto, mi faceva venire un film che ha a che fare in qualche modo con la mitologia di Indiana Jones con il dattero che a un certo punto quello sono un po' la stessa scena in vista. Ernesto, invece passiamo a te, io ho parlato un po' del carattere tripartito di questo prodotto, ci racconti un po' appunto la tua opera nella tripartizione di questo film.